Buongiorno Enrico, buongiorno ai nostri telespettatori. Noi da Piazza Europa parliamo di mercato immobiliare, lo facciamo con Valeria Ricci, la presidente provinciale delle FIAIP, che appunto riguarda le agenzie immobiliari. Certo, sì, FIAIP è la Federazione Italiana Agenti Immobiliari Professionali, è la maggiore associazione di categoria e naturalmente anche noi qui a La Spezia appunto siamo presenti con il nostro collegio provinciale. Ecco, Ricci, come sta andando? Come sta andando il mercato immobiliare in risposta a tutta questa situazione legata alla pandemia? Diciamo che nonostante lo stop forzato durante il lockdown delle nostre agenzie immobiliari e la situazione economica che insomma, diciamo, deve appunto combattere con questa situazione di emergenza, mi piace proprio dire che il mercato immobiliare resiste, in quanto da sempre la casa è sempre stata vista dagli italiani come bene rifugio, quindi il mattone resiste. Anche perché ci sono degli elementi fondamentali anche in questo momento, nonostante la pandemia, come ad esempio dei tassi di interesse, per quanto riguarda, parliamo di minimi storici circa come lo scorso autunno, quindi l'acquirente è agevolato e ha questo accesso al credito. Inoltre c'è proprio un'esigenza, abbiamo notato appunto nel potenziale acquirente che entra nelle nostre agenzie, di ricercare una casa un pochino più grande, con degli spazi oltre che esterni, quindi balconi, spazi aperti, giardino naturalmente, e anche proprio un'esigenza, diciamo, di abitare la casa non solo per la famiglia, per il tempo libero, ma bensì anche proprio per lavorare, visto appunto l'esigenza dello smart working. E anche richieste ultimamente di immobili da ristrutturare grazie appunto al decreto del bonus 100, 110% con la riqualificazione energetica. Ecco, sicuramente il giardino e anche l'entroterra a causa del lockdown avrà avuto una rivalutazione, ma com'è il mercato dei prezzi in generale e anche per dire in quelle località classiche in cui di solito il prezzo a metro quadro resiste, quelle sul mare? Dunque, sul mare, diciamo, la richiesta c'è sempre stata anche durante il lockdown e soprattutto nel periodo dopo, quindi maggio, giugno, luglio. Diciamo che ora c'è un pochino di incertezza a causa appunto di questa situazione, non sappiamo appunto di queste chiusure delle regioni, quindi il piemontese, il lombardo, anche se ultimamente abbiamo notato anche parecchie richieste dalla vicina Toscana. Ecco, un altro aspetto, l'aspetto che riguarda gli affitti. Dunque, per quanto riguarda gli affitti, proprio nella nostra città abbiamo avvertito proprio un'impennata per quanto riguarda l'affitto turistico, proprio perché c'è stata appunto l'assenza del turista e un orientamento verso l'affitto calmierato, quindi verso l'affitto diciamo tradizionale, il 3 più 2, proprio perché mi piacerebbe dire anche che La Spezia è la città diciamo con le maggiori stipuli delle locazioni proprio a canone concordato. Proprio perché il comune di La Spezia ha un'ottima riduzione per quanto riguarda l'IMU. Ultimissima domanda, a dicembre, anzi forse più avanti all'inizio dell'anno, avrete un osservatorio regionale che chiarirà anche sui dati legati alle compravendite in questo periodo molto delicato, in cui ci ha insomma, colpito, la crisi pandemica. Sì, proprio ieri durante il nostro consiglio regionale, quindi con tutti i colleghi liguri, abbiamo fissato appunto la data che sarà per metà dicembre, che faremo una conferenza stampa, visto appunto le misure Covid, che non possiamo come gli altri anni fare, diciamo, organizzare un osservatorio immobiliare con gli addetti ai lavori e con quindi i colleghi e il pubblico. Faremo questa conferenza dove sottolineeremo quindi i valori di mercato, tutte le rilevazioni fatte dai nostri associati, quindi dai colleghi, per quanto riguarda il 2019 e una previsione, certa e forse anche un pochino incerta per quanto riguarda la situazione appunto del mercato immobiliare per la situazione post-Covid. Quali sono i sentori a livello di percentuale più o meno? Ma dunque, per il momento, da un'indagine conoscitiva fatta sia dal mio collegio provinciale, FIAIP La Spezia, ma anche da FIAIP Liguri,
Liguria abbiamo notato che praticamente la maggior parte delle transazioni immobiliari, naturalmente come sempre Genova è da padrona, fa da padrona, però il mercato spezzino è un mercato vivace e dinamico, quindi parecchie transazioni rispetto ad esempio alla città di Savona e di Imperia.